Polligioni, allora lei è a conoscenza di una situazione che si verificherà a breve nel parcheggio, quello conosciuto come gli ex carri di Carnevale. Che cosa succederà lì, finito il Carnevale? Quel parcheggio, dopo il Carnevale, verrà messo a pagamento. E certamente non la riteniamo una scelta inopportuna, perché andrebbe a penalizzare non solo gli utenti, coloro che possono usare quel parcheggio, e che è un parcheggio molto comodo perché ha un continuo ricambio, ma va a penalizzare anche questi piccoli commercianti che hanno delle attività che si trovano al limite della statale, e che chiaramente quando un utente deve andare in un negozio di quelli, avendo il parcheggio a pagamento, non ci si ferma più. Farlo a pagamento, cioè c'è un interesse solamente per far cassa, quando alla fine, perché viene visto così, e non è sicuramente una scelta che va a favore dei fanesi, dei cittadini che possono usufruirne, insomma, ecco. Però in tema di parcheggi, noi siamo in un parcheggio nuovo di pacca, attesissimo, voluto, e insomma di cui la zona, il quartiere aveva bisogno, il parcheggio nuovo di San Lazzaro. Anche qui però riscontrate problematiche. Sì, questo è un parcheggio nuovo fatto da circa un anno, e noi lo vediamo, lo vede anche testimoniato dalla stessa telecamera. C'è un degrado non indifferente, erba alta che non viene tagliata da allora, non è stata mai tagliata, e ci sono i contenitori delle immondizie che sono strapieni e sembra che non vengano svuotati. Tra l'altro riteniamo che sia stato fatto un lavoro non tenendo conto anche dell'utenza, delle persone che possono parcheggiare in questo parcheggio, perché come noi vediamo c'è soltanto il passaggio per l'autovetture, ma di fatto non è stato previsto un passaggio pedonale che unisca, diciamo, a piedi le due fasi dei parcheggi per poi raggiungere il centro commerciale. Tra l'altro noi da quello che vediamo attraverso la telecamera, i parcheggi di questa zona delle autovetture non sono delimitati dalle strisce, no? Quindi ognuno che arriva parcheggia come vuole e in maniera non giusta, e quindi diciamo che il parcheggio che può essere per più macchine diventa per meno macchine.